chiamano, io ho ancora i primi Siemens, chiamiamoli gli antesignani dei Siemens, che erano dei buoni di acquisto che lui emetteva su bigliettini simili a quelli che si danno al cinema, con la dove era disegnato il caminetto, che poi ritroveremo sulle bottiglie, sui vari, e praticamente che cos'era in realtà? Erano dei titoli rappresentativi, lui prendeva denaro, ogni titolo aveva 10, aveva 10, voleva dire che valevano 10.000 lire, quindi io potevo andare nel negozio a fare 10.000 lire, ad acquistare merce fino alla concorrenza di 10.000 lire. Ora è chiaro che questa situazione lo avrebbe esposto, qualora non ci fosse stata l'emissione dello scontrino fiscale, anche a rischi di natura, però la cosa era effettivamente importante, perché lì non c'era la possibilità, e soprattutto lui iniziò a fare quello che era anche lì il momento iniziale della moneta, cioè la perla. Il meccanico che gli aggiustava il trattore non lo pagava, gli dava il buono d'acquisto. Allora dicevo, qui non può entrare assolutamente il discorso dello scontrino fiscale, ci sarà semmai un'altra forma di determinazione. E quindi chi aggiustava la macchina, questa situazione si andò via via sviluppando, quando a un certo punto venne fuori l'idea concreta nell'estate del 2000 del SIMEC, perché poi si elaborò il SIMEC, così simbolo economico di costo nullo, proprio per differenziarlo dalla moneta di euro invece, quindi senza il signoraggio, senza costi di signoraggio, e venne fuori di fare il SIMEC. Poi è chiaro che, come tutte le cose che hanno caratterizzato la vita del professore, fu fatto in maniera estemporanea, senza alcuna forma di organizzazione, senza alcuna forma di programmazione, perché era troppo bello poter vedere questo SIMEC che è nell'atrio del, come tutti voi sapete, perché l'avete visto in prima persona, nacque questa situazione che cosa voleva insegnare. E qui entriamo sul concetto del signoraggio, perché nel momento in cui la banca centrale si attribuisce la proprietà della moneta, che cosa fa? Al solo costo tipografico diventa proprietario di 100 euro. E infatti il signoraggio primario è la differenza che c'è tra il costo di stampa tipografico e il valore nominale del bene. Questo è il lucro di impresa della banca centrale. Cioè 100 euro in realtà per la banca centrale costano 0,02, quindi sostanzialmente c'è un incameramento di fatto con il lucro di impresa di circa 99,77 euro. E questo signoraggio non va certamente a favore della collettività o degli enti pubblici sotto altra veste con altre forme, va a favore di una, allora la Banca d'Italia, che tuttora esiste, società per azioni, che non è, cui incidenza e la cui partecipazione dello Stato si attesta a circa il 12%, rappresentato dall'IPS, le altre sono compagnie di assicurazione, addirittura investiti, mi suggerisco qui, correggo che il 5%, non il 12%, addirittura stati esteri, cioè società estere. E a questo punto ci chiediamo per quale motivo tutto questo lucro non viene neanche denunciato al fisco, e quindi non c'è il pagamento da parte di chi dovrebbe pagare certe forme così macroscopiche di incameramento di denaro. Invece il simbolo economico di costo nullo era del proprietario di chi ce l'aveva in tasca. Cioè, io ho questo, vuol dire che ho il diritto ad acquistare questa somma. E partì forse lì l'unico, se dobbiamo essere proprio puri nell'ortodossia aurichiana, ci fu da verificare, c'era sostanzialmente da non condividere il discorso del borsino, perché se il valore è convenzionale noi siamo d'accordo nel fare, è chiaro che ci vuole
sistema non è completo e chiaramente rimarrà lì dentro con una forma interna, se non va a finire anche la distribuzione, cioè se non si arriva dal produttore all'ultimo consumatore. Però la creazione del borsino è sostanzialmente stata forse un errore, mi permetto di dirlo, perché ha tornato a smentire quella che invece la teoria pura del professore, cioè il valore convenzionale, siamo d'accordo con questo valore, perché fu fatto il borsino, il borsino fu fatto molto semplicemente perché i commercianti nascevano con l'accettazione dei commercianti che avevano questo desiderio di creare una vendita convenzionale, di sviluppare l'ennesima potenza in valore esponenziale, la circolazione, come si fa? La pubblicità è la cosa che dà al commercio la possibilità di espandersi sempre maggiormente e quindi far vedere che con 10.000 lire che io pago per comprare quello acquisto 20.000 lire perché c'era il frantoppio, eccetera. Questo però è stato il motivo per il quale sostanzialmente è intervenuta la Procura a Banca d'Italia nuovamente che ha sollecitato la Procura della Repubblica perché così è andato, sono venuti degli emissari della Banca d'Italia a Guardia che hanno poi verificato quello che stava succedendo, hanno fatto una trasmissione interna alla Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica ha fatto un ricorso anche, non è neanche molto convinto, perché forse riteneva, e invece il giudice delle indagini preliminari di allora, che oggi è il nostro Presidente del Tribunale, ha fatto un provvedimento di sequestro dei siti, ipotizzando sin da allora che attraverso la raccolta del denaro si potesse effettuare da un lato sia l'esercizio abusivo del credito e dall'altro sia l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, reati molto prossimi all'usura, cioè a una delle situazioni che più rifugnavano al professore e che era proprio assolutamente antitetica alla sua costruzione mentale e culturale, oltre che morale. E quindi si è bloccata un'iniziativa che sicuramente avrebbe potuto essere, poi sì, ci fu il dissequestro, però, e io ritengo che l'errore, in buona fede per l'amore di Dio, non, l'errore che fu fatto in quella fase fu la creazione del borsino. Se invece si fosse deciso, se si applicava, se accettava il sì, come valore al limite, a seconda, chiaro, bisogna essere completi, a seconda della tabella merceologica del singolo commerciante, uno accettava a seconda delle percentuali che si poteva permettere. Ma una volta che questo SIME, come pezzo di carta da tutti ritenuto, cosa che per assurdo è accaduto dopo, perché adesso ha un valore numismatico. Il valore numismatico non è altro che l'elevazione all'ennesima potenza del valore convenzionale, cioè vuol dire che alla fine, seppur dalla finestra, tanto è vero che io ho l'albo delle monete d'Italia e c'è il SIMEC dentro, il SIMEC è inserito tra le ultime, ricordo che è stata del 2002-2003, c'è il SIMEC che è riconosciuto a tutti gli effetti della moneta. Allora, questo passaggio è stato forse quello che ha consentito agli inquirenti di interessarsi di questa vicenda, però che forse avrebbe potuto essere evitato facendo noi ne parlammo di questa situazione, ma era troppo prevalente, troppo più importante partire con il SIME piuttosto che non partire. E siccome c'erano molti commercianti che volevano questo tipo di modalità, fu fatto in questo modo. Ma il professor Aurelio poi ha avuto diverse soddisfazioni. Io vi leggo un passaggio qui, ho ritrovato, parliamo dell'anno 1997, l'assemblea della produzione all'anno giudiziario, il procuratore generale della Repubblica Tarquini, che cosa fa? Proprio mentre era in corso la causa d'appello sul tasso ufficiale di sconto, e nella pagina 23 della sua relazione, al punto sulla criminalità in generale, dice: oggi desidero precisare per completezza di esposizione che in definitiva il padre di ogni usura è il tasso di sconto praticato dalla Banca d'Italia. Senza alcuna giustificazione economica e morale, se è vero che per tutta la durata della circolazione la moneta era
rappresenta un debito, una passività dell'istituto di emissione e che non può pertanto sostenersi che la Banca d'Italia sia proprietaria dei valori monetari, come ha riconosciuto il sottosegretario di Stato per il Tesoro, cioè ci risponde sì, perché questo interveniva, questa affermazione interveniva proprio nel periodo in cui era pendente la causa d'appello sul tasso ufficiale di sconto e sembrava che venisse ad adiuvandum sulla nostra posizione, anche perché ci furono anche a conferma del buon diritto nell'affermare che non era proprietario. Le solite ci fanno delle interrogazioni parlamentari, furono trasversali, mi ricordo che ci fu il senatore Orlando, ci fu Sospiri, sembra Zappacosta dall'altra parte, e che cosa ha risposto all'interrogazione? C'è la certezza quindi che la moneta non è di proprietà della Banca Centrale, ce l'ha dato proprio lo stesso istituto di emissione, quando preciso che rappresenta una passività dell'istituto di emissione e come tale iscritta nel suo bilancio fra le poste passive. Non è vero, questo non è vero. Non può pertanto sostenersi che la Banca d'Italia sia proprietaria dei valori monetari. Ecco che, dinanzi a questa situazione, anche se in maniera postuma, il problema del governatore della Banca d'Italia poco 2 anni fa si è posto, 2 anni fa è venuto fuori quando doveva andarsene Fazio perché era colluso con alcuni poteri forti e non si sapeva chi lo doveva cacciare. È la dimostrazione quindi che la Banca d'Italia non è certamente un organo pubblico, non è certamente un organo, perché si dice la sovranità, cioè del governo non possa essere condizionato dal politico che dice fare questo e quell'altro. Quindi non si sapeva come sfiduciare il governatore della Banca d'Italia. Non sarebbe stato un problema di nessun conto se questo governatore fosse stato un mero tipografo, ma nel momento in cui ti arrovi il diritto di proprietà della moneta è chiaro che crei degli scompensi incredibili anche sul sistema. Situazione che poi si è modificata con gli accordi di Maastricht, con il trattato di Maastricht, perché adesso esiste la Banca Centrale Europea. Ma non vi è più la possibilità da parte degli Stati, che è espressamente scritto in un articolo, di poter contestare quali sono quelle che sono le determinazioni del governatore della Banca Centrale Europea, cioè si accetta come se fossero minimi di tempo. Ma ultimamente, poco prima, proprio poco prima del professor purtroppo andasse via, che cosa è accaduto? È accaduto che è stata fatta una citazione dinanzi al tribunale giudice di pace di Lecce per l'accertamento e quindi la condanna della Banca d'Italia a rimborsare gli importi che avrebbe mantenuto a titolo di signoraggio, cioè le differenze. E in primo grado, cioè il giudice di pace chiede ragione e condanna la Banca d'Italia a rimborsare una somma simbolica perché determinata la difficile determinazione, poi limitata la competenza del giudice minore Alito, circa 100 euro, 150 euro, e scoppiò il puntello, perché partivano circa, immaginate quando uscì questa sentenza, pubblicata su Altalenza, pubblicata su tutte le riviste, partirono tutti quanti a richiedere la sollecitazione nei confronti della Banca d'Italia come promanazione della Banca Centrale Europea per la condanna al pagamento di queste somme. Fece ricorso in Cassazione, ovviamente, la Banca Centrale Europea, o meglio la Banca d'Italia, mentre erano già partiti 70 anni, mi ricordo che telefonavano per avere questo, perché poi c'era una CDU che non era necessario fare, in realtà, perché era potente, visto che si doveva fare una determinazione quantitativa, non grava il giudizio della CDU, ma partirono circa 100.000 azioni, fecero il ricorso in Cassazione. Guardate bene, poi molti di voi sono dei colleghi nella sala, sanno benissimo quanto tempo ci vuole per discutere in Cassazione con una causa. Passano anni. Spesso e volentieri le parti originali non ci sono più,